Ciao a tutti e bentornati di nuovo sul canale. Allora, oggi sto facendo un giro esplorativo in Valsesia, un posto in cui non ero mai stato. Ho cercato un percorso, ma non so se lo completerò del tutto, perché avevo voglia sia di fare un'escursione che di prendermela con calma e magari cucinare qualcosa, accendere un fuoco. Quindi nell'indecisione ho portato lo zaino gonfio, sia del padellame e roba da cucinare. Quindi quello che deciderò, farò. L'importante è avere sempre peso in più. Comunque il posto è stupendo e ne ho approfittato di questa unica finestra in cui sono potuto venire qua in montagna di nuovo, perché poi da qui a breve ci sarà un altro lockdown. Ecco, siamo arrivati alle miniere di manganese, in attività durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Beh, figata. Ai tempi c'era anche una teleferica che sarà il deposito di esplosivi e attrezzature. Fino adesso la salita è molto agevole, tranquilla proprio. Avevo appena finito di dire che tutto il percorso si poteva fare con i ramponcini, quelli piccolini, e invece meno male che ho messo sulle ciaspole. Il sentiero che passa per le miniere evidentemente è meno battuto, anzi da una parte meglio, è più bello, almeno così le ciaspole le ho messe per un motivo. Attenzione, qui c'è un altro sito minerario. Dai, faccio la mossa intelligente della giornata con le mani, così me le ghiaccio. Vabbè, almeno non rovino il cartello. Beh, come avete potuto vedere dalla foto, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è andata in disuso questa miniera e recentemente è stato recuperato come sito culturale. Abbiamo una serie di impronte. Non so se riuscite a vedere, non so se è a fuoco. Comunque è un canide e dalle dimensioni sembrerebbe una volpe, dalle dimensioni e dalla traccia. Qui ci sono una serie poi di casette valzer che oggi però non farò tutte, altrimenti non chiudo l'anello. Bella fresca.
po' di esca, va. Ok, sembra che abbia trovato un posto tranquillo. In mezzo al nulla. Sono sceso da lassù. Infatti ho dovuto mettere i ramponi. Con le ciaspole sarebbe stato molto più difficile. Ok, adesso sono le 12:20, quindi faccio poca legna, tanto non mi serve chissà che, e ma mi devo sbrigare. Accendiamo il fuoco. Piccolina. Adesso faccio una base, poi prendo, spaccherò qualcosina per fare dei trucioli e così via. Comunque, quando scegliete la zona dove fare campo, mi raccomando che non ci siano alberi troppo carichi di neve o comunque pericolanti, altrimenti scende tutto giù, vi spegne il fuoco. Preferisco perdere un po' più di tempo nella preparazione e essere sicuro che l'accensione avvenga, tanto il tempo ce l'abbiamo. In molti dicono che un coltello grande è più scomodo, ma in realtà col VP4 faccio molta meno forza per fare i feather stick, perché la lama scivola da sola. Feather stick o trucioli, quelli che siano, chiamiamoli come volete. Ok, abbiamo un po' di truciolato. Ok, ho suddiviso il materiale, quello che reputo sia necessario in base alla potenza dell'esca che ho. Quindi ho un po' di truciolini, qualche cosa di fino e comunque del materiale spaccato, perché all'interno è secco e sicuramente è più asciutto di questi qua con la corteccia, quindi probabilmente metterò anche questi insieme a questi medi. Iniziamo. Allora, l'erba secca la tengo come riserva, in modo tale che se magari la fiamma va giù, c'è l'erba secca. Allora, la betulla in realtà non è tantissima. Secondo me è anche un po' umida.
Vedete che fanno fatica quelli là non scortecciati. Meno male che avevo fatto i trucioli, perché altrimenti non partiva. Ah, il piumino del Decathlon vicino al fuoco è la cosa migliore. Bene ragazzi, questa immagine è bellissima. Io vi saluto, anche perché sto finendo la memoria al telefono, quindi seguiranno le foto del paninazzo. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ha portato in una delle mie avventure. Ci vediamo alla prossima. Ciao!